Siamo con il professor Ivo Mattozzi, professore associato, docente di didattica della storia presso l'Università di Bologna e presidente di Clio 92, un'associazione di insegnanti e ricercatori in didattica della storia. Professore, quali sono le caratteristiche di un efficace processo di apprendimento nelle discipline e quali invece possono essere le difficoltà che i bambini incontrano nello studio delle discipline? La prima cosa da dire è che il processo di apprendimento dovrebbe essere governato dall'insegnante e intrecciato col suo processo di insegnamento. Questa sarebbe la condizione prima. Secondo, che le conoscenze riguardino aspetti o della realtà che siano interessanti per i bambini e che vadano poi a innestarsi sulle conoscenze che già possedute dai bambini. E infine possiamo dire che è una regola generale che le conoscenze, cioè il processo di apprendimento, metta in gioco le abilità cognitive, mentali dei bambini, le abilità operative, e dia ai bambini la soddisfazione di sentirsi crescere intellettualmente e con le loro abilità, oltretutto di avere le conoscenze alla fine che possono essere spese per capire come va il mondo, insomma. Questa è un po' la sintesi. E parliamo invece di discipline storiche. Quali sono le particolarità, proprio insite nello studio e nell'apprendimento della storia? Sì, sono soprattutto quelle che riguardano l'organizzazione temporale e spaziale delle conoscenze, perché le conoscenze storiche, i testi che parlano del passato in modo storico, hanno questa caratteristica e dunque i bambini, se non riescono a cogliere i nessi temporali tra le diverse informazioni che sono presenti nei testi, non comprendono i testi, annegano e alla fine si annoiano. L'altra cosa è che le conoscenze anche in questo caso devono essere significative, cioè le conoscenze devono essere percepite dai bambini come conoscenze che permettono di nuovo di capire anche il presente. Quindi all'insegnante sta l'onere, la responsabilità di curare innanzitutto la formazione temporale dei bambini e spaziale e poi di presentare le conoscenze come utili per cercare di capire il mondo. In parte l'ha detto, però quali sono le soluzioni didattiche in grado di proprio facilitare l'apprendimento? Beh, una soluzione sta in un curriculum continuativo, lungo, che cominci dalla scuola dell'infanzia e faccia passare il bambino da un'attività all'altra per formarsi dal punto di vista delle abilità cognitive temporali, ma anche delle abilità operative, come quella di fare schemi, linee del tempo, mappe concettuali, eccetera, eccetera, ovviamente lungo il percorso scolastico, che consentano al bambino di organizzare le informazioni, di destrutturarle, di ristrutturarle. Perché questa è la ginnastica mentale che serve per potersi appropriare delle conoscenze e per poterle poi utilizzare e connettere con altre conoscenze. Perché poi quando diciamo la storia vogliamo dire non soltanto la singola conoscenza, ma tutte le conoscenze che ci danno conto nella loro relazione di come il divenire del mondo è avvenuto e attraverso quali trasformazioni l'umanità e il mondo è passata. Insomma.